Allora, bimbi, stasera viene un critico culinario importantissimo. Un deve prendere un capello, sia in sala che in cucina. E Kevin dove ha messo il cappello da chef? De Michael, me lo sono scordato a casa. Si parte bene. Ma è vero che questo basta che annunci il maestro che si usa per cucinare, che ti dice tutti gli ingredienti? Dice di sì. Michael è arrivato. Buonasera. Buonasera, posso parlare con lo chef? A voglia di, lo vuoi chiamare? Kevin, e ti vuole il critico. Ora lo vedi, figura ci fa, uno chef senza appello, di ti tirerò storcione. Come mai senza appello? Me lo sono scordato a casa. Si parte bene. Cosa mi propone lo chef senza cappello? Non saprei. Poi vedo il menù, a parte il cacciucco è tutto di terra. Eh sì. Ristorante a Livorno, sul mare, menù di terra. Ha ragione. Non lo so, sapresti sfilettare un pesce? Sì. Sai cos'è una quaglia? Sì, la quaglia la so, ma non so sfilettarla. La quaglia non si sfiletta. Senti, fa un po' come ti pare, portami qualcosa a scelta tua. Michael mi ha detto fai qualcosa a scelta tua, ma che ne fa? De, Kevin, me lo chiedi a me, de, inventati qualcosa, io te lo intrattengo. Senta, una domanda. Ma è vera cosa che si dice che lei riesce a indovinare gli ingredienti solo annusando il mestolo? Certo. No, siccome la nostra è un po' particolare, poi non capita tutti i giorni di avere nel proprio locale una star come lei. Quindi mi chiedevo. Ma sta cercando di migliorare la tua situazione? No, ci mancherebbe dell'altro. Mi chiedevo se nel mentre che aspettava si poteva fare una prova o si peggiorava, perché io una cosa del genere non l'avevo mai sentita e francamente fatico anche un po' a crederci. Va bene, portami un mestolo che avete usato per cucinare e io ti do gli ingredienti. Kevin, passami il mestolo nella pentola col cignale e l'olive. Cignale umido con l'olive, nere, l'avete orte l'anno scorso, poi l'avete congelate e scongelate stamani. Una cipolla, due carote e mezzo litro di vino rosso. 5 foglie d'alloro, 7 pomodori, 3 cucchiai di sale, mezzo bicchiere d'olio d'oliva e a te ti manca 50 euro dal portafoglio. Boia, ma lei è un mago, come faceva a saperlo? E ti son cascati, brodo, son lì in terra. Boia, bimbi, ha indovinato tutti gli ingredienti, ma ha visto una cosa del genere. Oh, Fanos, dammi il mestolo bello dentro la lepre in umido, anzi, passalo anche nel cacciucco e ridammelo, voglio vedere se la indovina anche io, sì. Questo è difficile, mi sa che non ce la fai. Prima di metterlo nel cacciucco andava sciacquato perché era nella lepre in umido. Boia, vi ha indovinato anche questo, dì. Tiziana, dimmi. Piglia un mestolo pulito, vai in bagno, strusciatelo sotto. Ma proprio lì? Sì, lì. Voglio vedere se il ratatouille indovina anche questa. Questo te lo dio, o lo indovini subito, non ti posso dire cos'è. O che la Tiziana lavora sempre qui? Oh, lo sapeva, a mio amico sono entrati i ladri in casa. Ma gli rubino tanti soldi? No, meno male se ne è accorto, ha fatto rumore e sono scappati. Se entrano in casa mia, diano, vi siamo arrivati tardi, non ci tengo nulla. A me mi dispiace, ma se entrano in casa mia e rischiano. Eccolo, è arrivato Rambo, se entrano in casa ti caima addosso. Io Dio si caonno più addosso a loro, e c'ho il porto d'armi io topino, T'ho capito, ma non è che tu gli puoi sparare così. Ma vedrai se tiro due schioppettate per aria come sono entrati fanno anche presto andare via. Dio, ho capito, Dio, ma non c'era mai bisogno del porto d'armi, Dio. Facevi scoppiare due raudi, mi facevi paura uguale. Dino. 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 Oh, che c'è? Ma non li senti questi rumori qui? Sarà il cane. Ma non ce l'avevi mo il cane, imbecille. Sarà un ladro. Vai a vedere. Vai, tanto rubiete nulla. Ma già il salvadanaio. Ma lo svuotiè di ieri. Ci buttiè di 2 euro stasera. Allora qui il discorso cambia. Canna cane, mi rubino 2 euro. Nato da un cane, posa subito il salvadanaio perché diventi di cattivo e chiamo carabinieri. No, sai, amico mio, non chiamava. Allora, prima di tutto lo sai che ora rubare è un reato? Non potevi uscire di casa. Se esci di casa senza un valido motivo rischi 3 anni di reclusione. Come la mettevimo? Io ti ero a rubare per mangiare. Sai, fagli andare a casa di mia famiglia. È troppo facile. E così, Tutankhamon, se non vuoi che ti denunciedi, mi devi dare qualcosa. Non c'ho niente, se no non rubava. Belline le scarpe, che numero sono? Caranzi giù, ma calci sono grandi, poi bussano. E le lavieti, o levatele, vai. Oh, Daniela, ci sono ladri, Daniela. Ci sono ladri? Oddio, c'ho le palpitazioni, Michael. Sta tranquilla, voi giù io. Stai attento, Drogoica, devo aggiungere i tributi.
Ti ciò beccato, Drogai, capato sozor pa mamma, sunt la servicio, non sunt cu alta femeie. Trei de vot? A curva mati, a rupule, drogaica! Scusa, mia moglie vuole che torna a casa, pensa che sia con un'altra. Ma non lo sa che sia a lavorare? Io ho detto mille volte. Ma ve lo dico io, Allora chiamo e parli tu. Sì, pronto, signora. No, stia tranquilla, perché il suo marito non vuole farle ora. È qui a lavorare da me, sicché... Vai, perfetto, glielo dico. Arrivederci. Niente, ha detto tutto a posto, ti vuole bene e ti aspetta a casa. Grazie mille, ma non c'è niente di valore in questa casa. De bimbo, visti beve l'acqua da termosifoni da 3 mesi, a me mi hanno licenziato, la mia moglie c'ha la partita IVA. Partita IVA? Scusa amico, io non c'ho niente, se no dava qualcosa. Michelangelo ci sono ladri. Oh, e sono sveglio, lo senti. Vai, Michelangelo, fagli vedere chi tu sei. Oh, chi c'è? Ho fatto Kung Fu, eh? Non mi fa paura che poi tu mai sulla coscienza, eh? Maremma maiala! Non ne avete paura, piccolino. Ma fatto salì il cuore in gola, che ci fai in casa mia? Voleva fare merenzo. Tu vuoi fare merenda? Allora, via il pan che resce, la marmellata, e poi, mi raccomando, quando ha fatto, vai via e chiudi tutto, eh? Sennò poi entrano ladri, vabbè. Bastiano! Giù, sta zitta! Scendo ladri! O rimettilo a posto, vai! Fermo amico, non sparare! Passa il portafoglio! Ora ti sparano in ginocchio, Dio, che mi è partito un colpo! No, ti prego, non spara in ginocchio! Domani sono da calzetto! Come ne frega una sega! Voi stranieri dovete rispettare il paese che vi ospita, capito? Hai ragione, amico, perdono! Io perdono proprio una sega niente! Ora ti sparano in ginocchio! No, amico mio, non fuori a questo! Ma come fai? Prima parli arabo, poi parli russo! Mio papà è sereno, mia mamma è russa! Di madre è Russia! Te secondo me mi pigli per il culo! Sono di peggio! Oh, perché parli strano? Non fammi la voce, no! Mi lo scan tutti! Via, per favore, fammi andare a casa, non mi spero! Ma che sparo, è a pallini! Ci ho levato il piccolo rosso, ma è a pallini! Ah, a pallini, ma fatemi un colpo! Dai, forza, ti vergogniamo, i vieni di quanti, guardi e no, sai, mutanda, no, proprio sera. Va bene, chiamo carabinieri, gli dico che sei uscito senza tua giustificazione. Ti ridò. Che ti do, bimbo? Ce l'hai l'acqua brillante. Beh, ce l'ho sì l'acqua brillante. Brillante perché brilla. Ganza questa, originale. Sì, ogni tanto mi vengono così. Ah, così spontanea, un le studi. No, un le studio. Gliene dio un'altra. No, non importa, vai, serbatela. Lo sa qual è il colmo per un idraulico? No, qual è? Aver figliolo che non capisce un tubo. Il tuo babbo fa l'idraulico, vero? Sì, come fa a saperlo? No, così. Sa come si chiama l'ape che scrive? Come si chiama? La penna. Sì. L'ape che beve? L'aperitivo! Bimbo, ci sono tuoi amici fuori, ti chiamano, vai! L'ape che sbatte quando tira vento? La persiana! Bimbo, vai già sull'aurella di notte al buio vestito di nero senza ride. Sai giocare a pallone? Beh, giocavo quando c'avevo la tua età, infatti anche te dovresti andare a giocare. Li facevi go? Beh, li facevo sì, ero attaccante, l'ultimo campionato ne feci 25. Io ne ho fatti 30. Bravo! Quanto sei alto? 1,75. Io 1,80, le moto ti garbano. Boia, mi garbanzi, c'ho 1,000 in garage. Il mio babbo c'ho 1,002. Ma te peschi? Sì, pesco. Il pesce più grosso che ha preso? Dillo prima te. Beh, io ho preso un grongo, era 1,10 m. Io non ho preso uno, era 1,20 m. A pensarci bene! Era 1,30 m, vero? Sì, c'è neanche te. Me l'ero immaginato. Io, bimbo, c'ho un telefono 9 di pacca, dual sim, tripla fotocamera, 10 milioni di pixel, biturbo. L'ho pagato 1.500 euro. Io, il mio, l'ho pagato 2.000 euro. È talmente nuovo che non è ancora uscito. Io a casa c'ho un Porsche da 100.000 euro. Io a casa c'ho un Ferrari da 200.000 euro. La mia mamma è stata un tutta Livorno. La mia mamma è stata anche un belli di Rosignano. Lo sapevo e c'avevi la mamma mai. Tutto è cominciato 5 anni fa, quando ci si lasciò. Io penso che ci siamo, ecco. A che? Penso che le nostre strade si dovrebbero... Dovonno?
si dovono dividere. Magari, chi lo sa, un giorno le nostre strade si incroceranno di nuovo e a quel punto... Sì, si fa una rotatoria. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Va bene. Ciao, Bastiano. Ciao. C'ho mia pita una sega. Da quel giorno non sono più riuscito a fidanzarmi. Tutte le volte che conoscevo qualcuno era una tragedia. Dove hai detto che abiti? Io sto a San Miniato. Basso o alto? A San Miniato. Abiti da sola? Sì, abito da sola con i miei genitori a San Miniato. Di cosa ti occupi? Io lavoro a San Miniato. Ma nel tempo libero che fai? Sto a San Miniato. Maia, le bimba, ma ci vai un po' a fucecchio. Te non sei di San Miniato, no? No, io sto a Baccanella. Senti lì, e che fai di solito? Ma di solito vo a cacciare cignoli con mio padre. Di anzi ne ho preso uno, era 80 lire, poi l'ho sbudellato. L'hai sbudellato? Diavolo, cignoli andano sbudellati, se no non erano mia più buoni. Da qui il mio soprannome, lo sai come mi chiamano in paese? No, come? Sbudella cignoli. Bello. Ma vai solo a caccia di cignali o fai anche altro? No, a volte si va anche a fagiani. A me mica da viaggiare, almeno una volta in mese bisogna andare, eh? On dove? In vacanza, guarda, bello prenotato. E dove hai prenotato? Si va 15 giorni in Sardegna, poi si va 10 giorni alle Canarie, poi per rilassarci, perché non sembra, ma in mare la stanca, guarda come la mi stanca in mare, si va 5 giorni alle Terme. Ma a lavorare, no? A lavorare. Come ne paghi tutte ste vanze? E c'ho la carta. Me lo diano sempre te, c'è solo un difetto, sei troppo organizzata. O allora io devo pianificare. Metti caso abita un imprevisto, a me mi mette ansia. Ad esempio, metti caso ci si mettesse insieme ora. Io c'ho già pronto il calendario. Dopo due mesi si fa un figliolo, non si perde tempo. Poi a me mi garba la famiglia giovane, sicché quando si può fare? Si può fare il 20 agosto alle 3 di pomeriggio. Ci si trova, si mangia un ghiacciolo e si fa un figliolo. Ci si deve dare almeno 3 bacini al giorno, poi ci si mette d'accordo sull'orario. Prima di iniziare questa relazione devo sapere quante volte vai in bagno, così ci si organizza. Ad esempio, si sa che dalle 2:10 alle 2:20 ci vai te, poi dalle 2:20 alle 2:30, anche 2:35 perché io ci sto un po' di più, ci sto io, così siamo organizzati, no? Che ne dici? Io penso che tu ti debba organizzare per trovare un altro, perché a me manca bello il rottoio. Devo sapere la verità, io da uomini non pretendo nulla, voglio dire, quando c'è il rispetto, io fo il mio, l'uomo fa il suo, quando economicamente saremo un po' più stabili, perché i vaini sono importanti, si farà una famiglia. Guarda, anch'io uguale, penso che abbiamo parecchie cose in comune. Beh, effettivamente sì, ora però c'ho da andare via. Ondo ce l'anda? Beh, dal mio marito, dè. Poi alla fine ci rinunciai, convinto di non poter più rivivere quelle emozioni forti che ti fanno sentire il cuore in gola, quel sentimento. Ho avuto delle storielline, delle scappatelle, ma non mi sono più innamorato di nessuno dopo di te, Tiziana. Bastiano, io non pensavo che tu fossi così innamorato. Ho sbagliato a lasciarti. Quello di Montespertoli è stato un errore di gioventù. Te sei così sensibile, così romantico. Bastiano, vuoi sposarmi? Ma col cazzo! Boh, è pallide. A far posto di blocco vinci si viene più, eh? Ma, Dio, non ci manda tutto fuoco! Ma chi è? Dice, a volte ci fanno anche le corse clandestine. Ma se in 2 ore è passato un istice e un tarpone, Dio. Le corse clandestine di ossa, tra l'istice e tarpone, Dio. Boh, ma ve lo dì sempre in macchina. Ma chi è? Dio, ve lo dì in macchina. Ah, sì, è vero. Ma che fa? È in macchina. Poi, non ti scappa nulla, eh? Sì, ci ho sempre avuto un sesto senso. Ho rincoglionito, lo vedo anch'io che è in macchina, eh? Sì, allora me lo chiedi a fa. C'è da capire perché è lì in macchina fermo da quando siamo arrivati. Avrà finito benzina. O magari gasolio. Non ci avevi pensato, eh? Giusto. Andiamo a vedere, vai, Sherlock Holmes di Perignano. Il finestrino! Com'è? Dove sta? Che sta facendo? Com'è? Accendere. Come? Sei in grande, com'è? Accendere. Ma ha bevuto? Come stai? Può scendere dalla macchina, per favore? Oh! Sei un grande. Sono un grande? Sei un grande. Senta, non voglio di scherzare. Ma lei ha bevuto o è fatto? Fatto.
Quindi è al volante, fatto, segna tutto, eh? Sì, sì, diamo! Chi è che me lo offre? Ha della droga con sé? No, te? Come stai? Te, io bene, lei un po' meno, mi sa. Si chiama l'ambulanza? Oh! Chiamare? Ma veste di fuori. Un po' sì. Chi me la offre? Ma che? Cosa vuoi? Sigaretta. Chi me la offre? E non si fuma noi. Fumo io. Ora non è il momento di fumare. Davvero? Davvero, sì. Sei un grande. Ora mi stai innervosendo. Fornisca patente, un libretto e scenda dalla macchina. La patente non ce l'ho. Lei guida fatto e senza patente. Io un guido. È seduto al lato guidatore sulla sua macchina e lei mi vuol far credere che non guida. Oh! Non è mia la macchina. E di chi sarebbe? Chi sarebbe? Buah. Mia no. Lei si sta mettendo in dei guai seri, eh. Sta guidando una macchina che non è la sua, senza patente e in vesto stato. Oh. È un guido. E allora mi spiega cosa ci fa in questa macchina? Ci dormo. Eccoci, Bastiano, chiama a caserma, vai. Oh, e chiama la rapinieri, eh. Sì, buona. È buona, davvero. Ma perché non ho fatto il pompiere?